Questa notte in Italia 2 milioni di ragazzi dai 15 ai 29 anni andranno a dormire sapendo che anche domani, come è accaduto oggi, non avranno niente da fare. La loro giornata sarà libera da impegni di studio o di lavoro. Sarà vuota come quelle che l'hanno preceduta e che la seguiranno. Il 21,2% dei giovani italiani non frequenta scuole, università o corsi di formazione professionale. Non ha un impiego e non pensa nemmeno di trovarlo. Tra le cattive notizie presenti nel rapporto annuale dell'Istat, questa è forse la più inquietante. Complice la crisi economica, i giovani inattivi o disoccupati sono in crescita in tutto il continente e anche in Giappone, ma secondo le stime della Commissione europea, l'Italia è il paese con la percentuale più alta. Da noi chi entra in questa condizione di inattività tende inoltre a restarvi più a lungo, anche anni, per scoraggiamento, assenza di alternative, semplice inerzia. Aggiunge l'Istat che la quota degli under 35 celibi e nubili che vive in famiglia è passata dal 49% del 1983 al 58,6% di oggi. Se ci si limita ai trentenni, il numero di chi vive ancora con i genitori è triplicato rispetto agli anni 80. Un ultimo dato riguarda il tasso di occupazione dei giovani, che l'anno scorso ha avuto un calo 3 volte superiore a quello del tasso di occupazione totale. Servirebbero dunque strategie, misure e interventi concreti per ridurre questo colossale spreco di capitale umano e per evitare il naufragio di una generazione.